possiamo essere certi della vita eterna dell'anima perché il nostro universo reale è un tutt'uno ottenuto dall'interazione tra un fondamentale movimento centripeto che ammassa tutto in un solo punto e un contrapposto moto centrifugo che espande tutto da un punto. La combinazione tra questi due versi opposti, uno verso il centro, l'altro verso l'esterno, nella loro interazione sono il prodotto tra il meno uno che toglie di mezzo lo spazio e il più uno che mette in atto lo spazio. Il loro prodotto algebrico è certamente meno uno. Quindi l'interazione tra i due versi, il centripeto e il centrifugo, quello che ammassa secondo il magnetismo e secondo l'antimateria, e quello che espande secondo l'energia elettrica e la materia, i due moti simultanei interagiscono tra di loro con una risultante immediata che è data dal solo moto centripeto, quello considerabile meno uno. Questo movimento porta tutto alla centralità di ogni cosa e noi lo vediamo grazie all'aspetto esattamente opposto al magnetismo e all'antimateria, che è dato dall'elettricità e dalla materia, lo vediamo nel moto opposto, ma il moto opposto dell'entità opposta conferma lo stesso moto centripeto del nostro alter ego, ossia di quello spirito che riporta tutto in un punto unico e centrale di ogni universo, di ogni realtà, un universo reale, un universo immaginario, un universo in cui esista tutto il possibile. Il nostro spirito sta andando alla centralità di questo punto, ma non nell'unicità di questo moto, nella compresenza di entrambi. Ne consegue non un accentramento che, giunti al centro, elimini ogni cosa, ma semplicemente quella premessa negativa meno uno alla cui fine esiste poi il nostro mondo che noi vediamo in modo relativo e opposto e che si presenta come più uno. Di conseguenza noi stiamo andando alla centralità di ogni possibile esistenza, ma non per l'annullamento di ogni cosa, ma per poter osservare ogni cosa da quel suo punto centrale che la domina, dominando tutto quello che è in potenza. Quindi non per una vita a termine, ma per una vita infinita, che all'infinito faccia interagire tra di loro i due versi negativi e i due versi positivi dell'esistenza. Con queste semplici riflessioni io vi ho dimostrato perché è vero quanto sostiene la religione, che afferma che noi siamo, ciascuno di noi è figlio di Dio,
che erediterà tutto il progetto di Dio, ossia il dominio personale di tutto il possibile. Infiniti paradisi personalizzati da ciascuno di noi, quando carichi delle nostre intenzioni morali, di quel nostro interesse che abbiamo acquisito nella vita, bussiamo e il disegno onnipotente e unico di tutto ciò che esiste diventerà accessibile da ciascuno di noi, che vi sceglierà il suo paradiso, così come un lettore che ami leggere entra in una biblioteca e sceglie il suo paradiso attraverso la lettura dei brani e solo quelli che predilige.